Ciao bambini, oggi vi vorrei mostrare come potete preparare da soli il gioco del memory delle emozioni. Ci occorrono due fogli, la colla, una matita, dei colori, le forbici e del cartoncino. Allora, prendete un foglio e dividetelo in sei parti uguali. Qua occorre l'aiuto di un adulto. Ora lo apriamo e con l'aiuto di un barattolino, quello che avete, iniziate a disegnare un cerchio in ogni spazio che abbiamo tenuto. Dopo ci servirà un'altra di queste striscioline perché dovremo fare altre due tessere. All'interno di questi cerchi disegnate un'espressione del viso che corrisponde a una determinata emozione. Questa, per esempio, è la felicità. Questa è la rabbia. Questa è la calma. Questa la tristezza. E infine la paura. La stessa emozione va poi riportata nel riquadro sotto. Colorate ora tutte le emozioni con i seguenti colori, come nella storia. Felicità giallo, rabbia rosso, calma verde. Tristezza azzurro, paura nero. Ora lo stesso lavoro lo farete con le emozioni qua sotto. Dopo aver ritagliato tutte le tessere, le incollerete sopra un cartoncino. Come vedete, io ho usato la scatola della pasta, ma potrete utilizzare ciò che avete in casa. Attenzione però perché la parte esterna della tessera deve essere uguale per tutte. E poi ritagliate. Fatevi aiutare da un adulto. Ecco qua. Ora che le tessere sono pronte, potete iniziare a giocare. Buon divertimento!